Sembra una città fantasma Napoli quest'oggi, in contemporanea con l'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella, atteso in giornata presso il suo Orsola Bene in Casa. Sono state schierate forze di polizia, rappresentanti delle forze dell'ordine, in maniera capillare su tutta la zona del Corso Vittorio Emanuele, bloccate anche le corse della linea metropolitana proprio per motivi di sicurezza. Allerta massima anche attraverso la presenza, di cecchini che sono proprio stati posizionati sul tetto del suor Orsola dell'università per sventare qualsiasi rischio terrorismo in questo periodo che naturalmente vede un clima molto particolare e molto teso in tutto il mondo, oltre naturalmente che in Europa, soprattutto all'indomani dei fatti di Parigi. Presenti anche numerosi mezzi dei vigili del fuoco sulla zona naturalmente alta di Napoli, parliamo per l'appunto di Corso Vittorio Emanuele, ma sono in primis le persone che quest'oggi hanno scelto di limitare la propria presenza per le strade, di limitare la propria presenza all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, così come gli stessi studenti del suor Orsola Bene in Casa sono stati invitati a non partecipare alle lezioni che sono state ovviamente sospese, salvo nel pomeriggio l'inaugurazione di un corso di studi proprio in politica che vedrà per l'appunto la presenza del presidente Mattarella. Ma attraverso le nostre immagini vi mostriamo per l'appunto con questo documento quante forze dell'ordine, centinaia e centinaia, siano presenti in città, quanto ferma sia la città in virtù appunto di questo rischio terrorismo, ma vediamo anche che cosa si sta vivendo invece all'interno del suor Orsola Bene in Casa con l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella. Il minuto di silenzio che poc'anzi abbiamo osservato inizialmente ci ha ricondotto, come giusto, anche se non passa mai dalle nostre menti in questi giorni, a quanto è avvenuto nei giorni scorsi a Parigi, ai pericoli che vi sono sulla nostra convivenza. Ma questo rafforza, questo volersi opporre alla violenza frutto di intolleranza e oscurantismo, rafforza l'impegno alla formazione culturale, l'impegno a stimolare cultura, a farla crescere, a distribuirla, a diffonderla. Era già Epitteto, se non sbaglio, che diceva: la cultura vi farà liberi. E tanti, tanti uomini di cultura, tanti studiosi, tanti scienziati, tanti pensatori hanno sempre ribadito questo ammonimento. La cultura rende liberi, rende protagonisti. È quello che agli studenti viene sollecitato a formare, insieme formarsi nella capacità di uno spirito critico che si acquisisce, si conquista attraverso lo studio, la cultura, la riflessione, l'osservazione. È quello che qui viene svolto. Io ringrazio quindi, insieme a tutti i centri, grandi centri di formazione del nostro paese, il suor Orsola per quanto fa qui, in questa città. Con augurio rinnovato, un ringraziamento per questa mattina, per questa occasione. Grazie.